Immagina per un attimo di essere un giocatore di una di quelle vecchie console a 8-bit, tipo la Nintendo NES. Ora immagina di dover giocare a uno dei giochi più moderni di oggi, come un gioco per PS5, con quella vecchia console. Sarebbe surreale, giusto? Eppure, in un certo senso, è esattamente quello che sta succedendo con noi umani e la nostra comprensione della tecnologia. Mi spiego un po' meglio. L'evoluzione, quella biologica, quella naturale, è un processo super lento. Stiamo parlando di un ritmo al quale i cambiamenti, notevoli richiedono almeno 20.000 anni per diventare evidenti a tutti. È un po' come aspettare che l'acqua bollente diventi ghiaccio soffiandoci sopra. Ora considera che la civiltà umana, quella, con le piramidi, filosofi greci, gli imperi, le guerre mondiali e tutto il resto, ha solo 5.000 anni. E poi pensa che la tecnologia moderna, quella che ci circonda con le auto elettriche, internet, i telefoni, gli aerei a reazione, tutte quelle cose che usiamo quotidianamente, è con noi da 200 anni. Quindi, metti insieme questi due fatti e ti accorgerai di una cosa incredibile. Stiamo cercando di comprendere e avanzare nella scienza moderna, nella tecnologia, usando un cervello che abbiamo ereditato dai nostri antenati primitivi. È come cercare di giocare a un gioco per PS5 con una Nintendo NES. Insomma, la prossima volta che ti senti un po' sopraffatto dalle nuove tecnologie, ricorda che stai letteralmente cercando di capire il futuro con un cervello del passato. E se ci pensi, è piuttosto figo che siamo riusciti a fare tutto quello che abbiamo fatto. Quindi, avanti così. Rock and roll.